Un saluto a tutti, vi ringrazio per l'invito a partecipare a questo incontro per ricordare Andrea Rocchelli, ucciso da alcuni colpi di mortaio sparati su un gruppo di cinque civili inermi di cui faceva parte nei pressi di Sloviask in Ucraina. A distanza di sette anni da quel tragico 24 maggio 2014 è ancora forte e viva la commozione per la perdita di Andrea. Così come è difficile rassegnarsi all'idea che insieme a lui sia stata spenta una delle voci dell'informazione libera e indipendente. Andrea era un reporter che raccontava la scellerata guerra civile che si stava consumando in Ucraina. Tenere sempre vivo il suo ricordo è dunque importante anche perché ci ricorda che i giornalisti sono ancora oggi in molte parti del pianeta oggetto di censure, intimidazioni, aggressioni e vere e proprie esecuzioni. Una violenza che, imbavagliando il diritto all'informazione, colpisce nel cuore la democrazia come puri i diritti e le libertà fondamentali. Andrea Rocchelli, pur consapevole dei rischi affrontati, non ha mai rinunciato alla sua ambizione di conoscere e narrare la realtà informandone l'opinione pubblica internazionale. Abbiamo pertanto un profondo debito di riconoscenza nei suoi confronti che rende ancora più stringente il dovere di tutte le istituzioni e dell'intera comunità di adoperarsi per la ricerca della verità e perché piena giustizia sia fatta sulla sua morte. Mi auguro che il processo attualmente in corso, da cui è emerso un importante quadro probatorio, possa dissipare tutte le ombre su questo terribile episodio e possa assicurare l'individuazione dei responsabili e l'esecuzione nei loro confronti delle pene che saranno stabilite. Nel ribadire la piena vicinanza mia e della Camera dei Deputati ai familiari di Andrea, saluto tutti coloro che prenderanno parte a questa importante iniziativa.